Vado avanti con una slide che in realtà, come vedete, l'ho messa per meri punti, perché su queste cose ci sarebbero da dire un sacco di raccontare un sacco di storie interessanti. Se fossimo in una facoltà universitaria, quindi non in un corso di formazione, ma più in un corso di insomma, teorico, in cui devo sviluppare più il senso critico e la riflessione, perderei più tempo, però insomma. Il problema che stiamo affrontando in questi ultimi anni è quello del famoso diritto all'oblio, il problema del mancato oblio, cioè internet è davvero una memoria eterna, cioè è davvero qualcosa che poi fa perdere la normale obsolescenza delle informazioni. Allora, per capire di cosa stiamo parlando, cioè una volta gli articoli di cronaca, ad esempio, cronaca nera e fatti giudiziari, ottenevano una visibilità magari molto ampia sulle televisioni, le radio e i giornali nazionali, ma dopo, pian piano, nel senso di quella notizia non si parlava più, la gente non se ne ricordava più e quindi solo coloro che avevano voglia di andare in una biblioteca, in un archivio storico, a farsi dare, non so, a farsi tirar fuori il Corriere della Sera del 1976 in cui si parlava di quel fatto di cronaca, nessuno poi andava davvero a rivangarlo. Portate la stessa cosa, lo stesso tipo di fenomeno nel mondo dei giornali online, no? Il mondo dei giornali online cambia perché vuol dire che io con una semplice ricerca su Google riesco a risalire a un articolo del Corriere della Sera o della Repubblica o del Sole 24 Ore del 2001, no? Dei primi anni in cui i siti erano andati online, i siti di informazione erano online. E quindi in realtà quella notizia non cade mai nell'oblio. E quindi il tizio che è stato condannato e che ha avuto, magari ha fatto una cosa particolarmente disdicevole, ma che poi ha passato i suoi 20-30 anni in carcere, quindi ha un certo senso scontato il suo debito con la società, si trova poi a essere continuamente messo di fronte al suo fatto. Questo problema è appunto il problema dell'oblio. E se ne è occupato il GDPR, c'è un articolo che si occupa del diritto all'oblio, del fatto che alcuni soggetti abbiano diritto a essere dimenticati, a essere lasciati in pace, no? Il famoso the right to be left alone è anche the right to be forgotten. Cioè, il diritto all'oblio viene tradotto in inglese the right to be forgotten, cioè il diritto a essere dimenticato, il fatto che tutti possono aver fatto una stupidaggine in gioventù, no? Pensate al ragazzino, pensate al principe Harry d'Inghilterra che ha fatto quella furbata di mettersi vestito da nazista durante una festa di carnevale, che è sicuramente una cosa di cattivissimo gusto, soprattutto per uno come lui, però magari nella sua testa all'epoca era una goliardata, questa goliardata gli sta costando ancora oggi, a distanza di 15 anni, che queste foto di lui in divisa nazista stiano ancora circolando, no? Lui è il principe d'Inghilterra, quindi, come dire, se la può anche assumere questa responsabilità, perché è un personaggio pubblico, ha responsabilità, è vero che adesso ha cambiato un po' vita, però è un po' nel gioco delle parti, se tu sei figlio del futuro re d'Inghilterra non puoi nemmeno pretendere più di tanto che la gente ti dimentichi, ma se questa cosa succede al professore di scuola media o al privato cittadino che può aver fatto anche in effetti una sciocchezza in gioventù e magari vuole lasciarla dimenticare, con internet questa cosa sta iniziando a diventare difficile. E le storie che trovate in queste slide sono in realtà emblematiche. Ve le racconto brevemente perché non si riesce appunto ad andare troppo nel dettaglio, ma sono molto stimolanti dal punto di vista intellettuale e vi invito ad andare ad approfondirle autonomamente. Il primo caso, Google Autocomplete, se n'è occupato uno dei colleghi dello studio Array, il nostro fondatore Carlo Piana, trovate sul sito di Carlo Piana l'articolo che racconta cos'era successo ed è stato un caso emblematico perché è stato il primo caso in cui al mondo, attenzione, si è riusciti a costringere Google a deindicizzare, cioè ad ammettere che la gestione del motore di ricerca non è puramente asettica, ma Google ha modo di metterci le mani e di pilotarlo. Avete presente l'autocomplete, la funzione per cui io, nel momento in cui sono su Google e digito una qualsiasi parola, ancora prima che io abbia finito di scrivere la parola, lui mi suggerisce non solo la parola intera, ma anche le principali associazioni, no?
Ipotizzate che esistesse un tizio che si chiama Mario Rossi, ovviamente un nome un po' meno, no? Un po' meno frequente, un po' meno confondibile, però sì, ecco, usiamo Simone Aliprandi, che non ce ne sono tante, no? Ecco, Simone Aliprandi, nel momento in cui scrivevate Simone Alipr, alla fine della lettera compariva già il nome intero e di fianco compariva la prima parola, era truffatore. E non perché questo Simone Aliprandi fosse stato truffatore o avesse avuto una condanna per truffa, ma perché poveraccio aveva avuto una vicenda particolarmente fastidiosa con un truffatore che l'aveva, come dire, preso di mira in particolare. Vabbè. Quindi cosa succede? Che la beffa qual era? Che nessuno si rivolgeva più a questo imprenditore, a questo avvocato consulente, perché c'era questa associazione automatica e quindi la gente si inibiva. No, voi andreste da un avvocato la cui prima associazione di Google è truffatore, ovviamente, insomma, un po' vi lascia così, no? E questo tizio ha, appunto, rivolgendosi al mio collega avvocato, ha cercato di agire contro Google per chiedere la deindicizzazione del suo nome, cioè la disassociazione, passatemi il termine, tra il suo nome e quel termine lì, perché questa cosa gli creava un danno. E poi soprattutto creava una falsa percezione, perché in realtà appunto lui non era truffatore, era stato vittima di truffatore. Pensate il paradosso. L'altro effetto Barbara Streisand, interessantissimo, viene ancora utilizzato ora, l'espressione effetto Barbara Streisand, perché? Perché anni fa Barbara Streisand voleva sostanzialmente stava comprando una villa a Malibu, quindi in California, per sfuggire un po' dai riflettori. Quindi era una villa che lei aveva cercato di comprare in una zona particolarmente protetta dagli occhi indiscreti, e attraverso tutto un giro di agenzie, di gente che se ne occupava per lei, in modo tale che non ci fosse traccia di questo acquisto, e in modo che quindi non fosse facile sapere che lì c'era Barbara Streisand. Succede che purtroppo per lei un fotografo locale, di un giornale locale, la fotografa mentre sta, come dire, si sta occupando di questa casa, e quindi diffonde le foto su stampa locale, quindi non con una visibilità particolarmente elevata. Barbara Streisand cosa fa? Barbara Streisand la prende particolarmente male, dà incarico ai suoi avvocati di agire in modo abbastanza aggressivo verso questo fotografo e verso il giornale che avevano diffuso le foto, e ottiene che cosa? Ottiene l'effetto opposto, cioè ottiene che da un lato riesce a chiedere il provvedimento del giudice, cioè riesce a ottenere una sentenza di un giudice americano che stabilisce che lei ha ragione e quindi che può richiedere un danno a questo giornale, a questo fotografo, ma l'effetto è esattamente opposto. Perché? Perché essendo le sentenze atti pubblici, questa sentenza viene pubblicata, tutti leggono che Barbara Streisand ha fatto causa per una villa di Malibu, e tutti riescono poi a capire qual era, cioè da quella notizia tutti hanno iniziato a parlare della nuova villa di Malibu a Malibu di Barbara Streisand. E quindi effetto esattamente opposto, cioè lei ha fatto un'azione giudiziaria per cercare di mantenere riservatezza e ha ottenuto l'effetto opposto di aumentare maggiormente la visibilità di questa notizia, ok? Quindi viene chiamato ancora adesso effetto Barbara Streisand, cioè questa sorta di autogol, di questo boomerang su cui bisogna stare molto molto attenti. Cioè, detto in altre parole, spesso l'azione aggressiva degli avvocati, soprattutto in sede giudiziale, è un autogol, invece è preferibile un'azione stragiudiziale, o addirittura a volte ingoiare il rospo e lasciare che la notizia muoia di morte naturale, nel senso che pian piano la gente se ne dimentichi. Infine, il triste, tristissimo caso di Tiziana Cantone, anche lì se cercate notizie trovate, e il fatto che Tiziana Cantone, una normalissima, una ragazza, una privata cittadina, quindi non Barbara Streisand, sia nelle mie slide, è esattamente la conferma del problema dell'oblio di cui stiamo parlando. Cioè Tiziana Cantone è una ragazza, adesso defunta, di Napoli o Caserta, non mi ricordo, comunque della Campania, che è stata vittima, appunto, si è suicidata perché non riusciva più a sostenere l'onta, la vergogna per dei video
intimi, diciamo, che lei aveva ingenuamente diffuso. Cioè lei aveva ingenuamente diffuso questi video intimi ad una cerchia di amici che lei pensava fossero fidati, ma in realtà di mano in mano Tizio l'ha mandato a Caio, Caio l'ha mandato a Sempronio, finché è arrivato Sempronio che appunto l'ha messo su uno di quei server in rete a cui tutti possono accedere, e da lì in poi la gente ha iniziato a scaricarsi questo video, e quindi anche quando si riusciva a farlo togliere da un server c'era qualcuno che lo ricaricava da un'altra parte. Quindi lei si è resa conto che nonostante l'azione dei legali che era riuscita a costringere i vari siti web a bloccare, inibire quel video, il video era ormai arrivato ad una diffusione tale per cui la gente ce l'aveva salvato sui suoi hard disk e ogni tanto lo ricaricava e quindi ogni tanto ricompariva. E quindi di fronte a questa, come dire, alla non sopportabilità di questa situazione, si è tolta la vita. I suoi genitori ancora oggi sono in fase di, diciamo, trattative legali, di cause giudiziarie per questa vicenda, se volete andate a cercarla. Però vedete anche qui, una cosa che normalmente sarebbe rimasta, insomma, pensate alla stessa scena, delle foto intime circolate su cartacea all'interno di una scuola, all'interno di una cerchia di amici, dopo un po' probabilmente sarebbero rimaste appunto nelle case, nei cassetti di qualche buon tempone, ma non sarebbero arrivate ad una situazione del genere, per cui è difficile poi rimuoverle perché continuano a tornare. Questo è esattamente un esempio di mancanza di oblio, anche quando c'è un'azione giudiziaria che mira proprio a rimuovere il contenuto. Basta, ripeto, su queste cose non possiamo andare molto oltre, sono tutte molto interessanti, si possono fare degli approfondimenti, ma non ce la facciamo oggi.